Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, dopo l'appello dei lavoratori e dei sindacati della Tecnocall, li riceverà lunedì e questa è la prima notizia. Dopo l'accorato comunicato è scattata la convocazione. A darne notizia a Rete 8 è Valentina Raparelli, RSA della CGIL, che ha ricordato come degli impegni fossero stati presi anche dal premier Meloni. Una vertenza che ormai si trascina da tempo e che coinvolge circa 100 lavoratori ad oggi, perché alcuni nell'ultimo anno hanno optato per il licenziamento. È arrivata finalmente la convocazione del prefetto per lunedì alle 17.30 presso la prefettura dell'Aquila insieme a tutti quanti i ministeri competenti e ad ARERA. Inoltre sarà presente la regione Abruzzo e il comune dell'Aquila. È un appello che noi avevamo rivolto da molto tempo ed era un appuntamento che avevamo fissato qua alla venuta di Giorgia Meloni all'Aquila, se non erro, il 7 di febbraio di quest'anno. Finalmente è arrivata questa convocazione perché i tempi stringono, mancano esclusivamente 2 mesi alla fine del servizio di maggior tutela e i nostri posti di lavoro sono sempre più a rischio. Abbiamo una cassa integrazione che ci potrà permettere di lavorare per altro un anno, dopodiché quello che ci si potrebbe configurare è un licenziamento collettivo. L'Aquila non può permettersi assolutamente di perdere tutti quanti questi posti di lavoro. Speriamo che le istituzioni si stringano e trovino una soluzione a questa annosa problematica che ormai crea preoccupazione da più di un anno. I lavoratori credono che sia ancora possibile allontanare lo spettro del licenziamento a causa del passaggio al mercato libero dell'energia con la fine di quello tutelato. Gli appelli, gli incontri sono stati tantissimi. La città si è stretta attorno a questi lavoratori, ma il governo non ha applicato la clausola sociale. E ora mancano 2 mesi all'ora X. Il paradosso è che se non si troverà una soluzione si avranno nuove assunzioni a tempo determinato e disoccupati già formati ed esperti, con il rischio che lo Stato paghi 2 volte cassa integrazione in deroga e Naspi.